Quando si tratta di fare le ragnatele sul costume dell'uomo ragno, parto solitamente con una linea centrale che taglia la fronte, due linee che tagliano al bordo del naso e tutte linee che vanno a convergere verso il centro della maschera. E questa cosa si fa anche poi andando a scendere verso il costume. Considerate che tutte le linee teoricamente devono andare sempre verso il centro della maschera. Quindi si scende sul corpo, sulle spalle, seguendo sempre la tridimensionalità dell'anatomia. Fatto questo, come se gettassimo un sasso all'interno dello stagno, si formano delle linee concentriche, allo stesso modo si fa con la maschera dell'uomo ragno. Cioè, tutte linee concentriche che sempre dal centro della maschera si vanno ad espandere, così sul viso fino a giù per tutto il costume.